dire che io sono, intanto sono amico di Dimensione Marina, che è l'associazione che ha organizzato questa giornata, e fra l'altro lo scopo ben preciso è quello di aiutare bambini in difficoltà, quindi c'è l'associazione di bambini handicappati, e quando si parla di solidarietà io penso che bene o male tutti noi siamo, come dire, sensibili al richiamo, quindi ancora di più, indipendentemente dal fatto che io sono amico dell'associazione, però ogni tanto mi vedo coinvolto e protagonista di manifestazioni, di cose che fanno volentieri, mi piace il cavallo, sono loro che gestiscono questa associazione, è una cosa divertente, piacevole, quindi si fa, ma dico questa volta lo si fa anche soprattutto perché c'è un'iniziativa che ha un carattere sociale, quindi quando ci sono queste iniziative tutti dobbiamo in qualche modo avvicinarci e contribuire. Inoltre un passo parte fu anche verso il Val d'Arno, i cittadini di questa vallata, nella quale vive ormai da tempo. Ormai sono dal 2005, quindi sono 7 anni che mi sono stabilito a Val d'Arno, vivo a Bucine, anzi su per Cennina, lì c'è il turismo, insomma si fanno un po' le solite cose prodotte dalla Toscana, vino, olio, queste cose qua. Si sta bene, ancora si sta bene così, c'è una dimensione bella di vita. Io dico sempre che la qualità di vita conta molto di più di tante altre cose. E io ho vissuto in Milano, ho vissuto a Roma, ho vissuto in città, ho detto ovunque, ma oggi faccio un pochino più fatica di avvicinarmi alle grandi città. Ci si va per esigenze, per lavoro, perché, ma poi non vedo l'ora di rituffarmi, di mettermi qua sul Val d'Arno, perché ovviamente si vive bene, si sta bene. E ripeto, c'è ancora un grande spazio sui rapporti e valori umani, no? Cosa che nelle grandi città si è perso, insomma, non ci sono più, insomma, mi sembra un po' di ritornare un po' indietro con gli anni, è piacevole questa sensazione. Di conseguenza anche i rapporti con la solidarietà, e qui nel nostro territorio sono veramente tante le iniziative come questa. Sono moltissime, sono tante, devo dire fortunatamente sono tante, perché poi fra l'altro in Italia, se pensiamo che ci sono una miriade di associazioni di volontariato, di assistenza, di solidarietà, di... per fortuna che ci sono, per fortuna, perché altrimenti con i soldi dello Stato, dei comuni, delle cose non andremo sicuramente lontano. Fortunatamente c'è il volontariato che si prende carico di tante iniziative e di tante situazioni, quindi è una cosa bella. Insomma, è il nostro piccolo, tutti in qualche modo. Poi alla fine ci sentiamo anche meglio, no? Noi stessi, insomma, c'è chi ha avuto più fortuna e c'è chi ne ha avuta meno. E chi ne ha avuta meno di fortuna è giusto che in qualche modo debba essere risarcito, quantomeno accompagnato.